Buongiorno, anche oggi ci vediamo perché ci sono un po' di aggiornamenti da dare, un po' di notizie, ma soprattutto voglio iniziare col darvene una buona, e cioè che ho parlato al telefono con uno dei nostri concittadini affetti da Covid e sta meglio. Quindi la prima notizia che volevo darvi, uno di quelli che sappiamo essere stati in ospedale, e sta meglio, mentre so per certo di un altro che sta un pochino meglio. Quindi, mentre ce n'è uno che sta meglio, meglio in modo sostanziale, ce n'è un altro che sta facendo dei passi avanti. Quindi volevo mandargli un grandissimo in bocca al lupo di tenere duro e di sconfiggere il virus, perché insomma, dobbiamo dimostrare che da Pesana siamo più forti di lui. Quindi sono contento per questi due nostri concittadini. Uno, per chi non ha ancora visto, uno sta meglio, sta davvero meglio. L'ho sentito, ci ho parlato al telefono e sono stato molto contento di averlo sentito. L'ho sentito anche un po' più su di morale. Mentre per l'altro so che sta attraversando bene, con forza, la fase più delicata, e pian pianino inizia ad uscirne. Quindi sono due, secondo me, notizie bellissime e volevo condividerle con voi subito questa mattina, perché avendoci parlato qualche ora fa era proprio una cosa bella che volevo dirvi per cercare di iniziare a vedere un pochino di positività, perché si riesce con la fortuna a volte anche a sconfiggerlo. Questa è la parte positiva. La parte negativa è che dobbiamo aggiornare il bollettino, perché passiamo da 6 contagiati, quindi da 6 persone che hanno fatto il tampone e sono risultate positive, purtroppo ad 8, e ne abbiamo anche tanti in sorveglianza attiva nel nostro paese. Se io vi faccio un appello, se vi accorgete che c'è qualcuno dei vostri vicini di casa che è chiuso in casa, oltre che perché dobbiamo esserlo tutti, ma perché sta vivendo questo passaggio, di farlo con rispetto. Sono sempre i nostri amici, sono sempre i nostri vicini di casa. Qualcuno di queste persone, ve lo dico, io le conosco anche personalmente, quindi mi sono permesso anche di scrivergli a tarda sera come va, come non va, quindi con molto tatto, con molta vicinanza e rispetto. Vicinanza e rispetto che bisogna dare anche a chi purtroppo ha avuto notizia che non sta entrando invece nella parte difficile. Quindi volevo mandare un messaggio di vicinanza e di incoraggiamento a questa persona, alla sua famiglia, perché sono momenti, capisco che sono momenti un po' difficili. Però, come avrete capito, la nostra città si sta muovendo in modo incredibile, perché anche oggi c'è il dottor Romano qui di fianco a me che sta rispondendo a tantissime telefonate. Giù si sta cercando di dare assistenza agli anziani, a chiunque avesse delle necessità e delle domande, con i volontari, con i nostri dipendenti. Il contatto con tutte queste persone che richiedono assistenza straordinario, e soprattutto c'è una cosa che volevo dirvi, mantenendo ovviamente l'anonimato di queste persone, perché la nostra città è molto più avanti di tutto, delle istituzioni, di qualsiasi cosa, perché c'è già un gruppo di besanesi che si è attivato per garantire, in caso di necessità, alle utenze più fragili della nostra città, una vicinanza concreta in termini proprio di bisogni elementari. Sto parlando proprio dei bisogni essenziali, però si sono già costituiti e valuteremo poi, insieme con i servizi sociali, quando ce ne sarà bisogno e per chi ce ne sarà bisogno. Questa è una cosa che ci deve, secondo me, allargare il cuore e mandare un messaggio chiarissimo a tutti i cittadini di Besana, perché senza aspettare, qualcuno si è già impegnato davvero concretamente, mettendo in campo anche delle risorse serie per
far fronte a questo momento per non lasciare indietro le persone che già facevano fatica prima. Quindi, come ho detto, come dico in ogni video, per non far pagare questo momento di emergenza per primi a chi invece in emergenza c'era già. Dobbiamo garantire comunque come comunità l'aiuto a tutti. Infine poi volevo dirvi che una cosa importantissima, sempre relativamente alla vicinanza e alla dignità, non pubblicate le foto delle ambulanze quando magari arrivano dei vostri vicini di casa o sulla stessa via. È veramente, ritengo sia una barbarie, ve lo dico in sincerità, non è bello. Pensate se capitasse a voi, non farebbe certamente piacere. Purtroppo ho visto almeno un paio di foto, in un caso che ho chiesto addirittura di poterla rimuovere. Non penso che sia una cosa civile, sinceramente. Quindi, se vedete che arriva un'ambulanza, magari qualcuno che è scivolato e si è rotto un ginocchio, che ne sappiamo, sempre meglio che non succeda, però evitiamo di pubblicare sui social le foto delle ambulanze. E con questo ringrazio anche i volontari della Croce Bianca della nostra città che stanno facendo un lavoro straordinario in questo periodo. La fisiatria di Besana Aperta, non lo so, bisogna chiamare l'ospedale, non lo so, tanto che sto già vedendo qualche commento, ma prima finisco. Vi volevo dire poi infine che noi qui tutti abbiamo deciso di raccogliere l'invito di Don Mauro e di saltare il pranzo oggi, di digiunare, di saltare un pasto, male non fa, per cui salteremo io, il dottor Manol, l'assessore Riva e altri della giunta, saltiamo il pranzo per oggi per raccogliere l'invito di Don Mauro in occasione di San Giuseppe, della festa del papà di domani. È necessario ripetere mille volte di non uscire da casa, sì. Allora, per il WhatsApp ci stiamo lavorando per cercare di trasmettere le comunicazioni anche a chi non ha i social in modo più efficace proprio con quello strumento. Ieri i miei ragazzi, che ringrazio perché non li ringrazio mai, ma sono straordinari, hanno fatto girare su WhatsApp il video dell'aggiornamento di ieri e anche oggi faranno la stessa cosa. Quindi per chi lo vede lo può condividere con i propri contatti per far avere le informazioni che sono state date e per poter raggiungere soprattutto quella fascia di età che non ha i social, penso soprattutto agli anziani. Quindi le informazioni che volevo darvi ve le ripeto alla fine perché siete più numerosi rispetto all'inizio. Notizia positiva: sono riuscito a parlare con uno dei besanesi che è stato ricoverato per Covid e sta meglio, sostanzialmente meglio, l'ho sentito anche più su di morale. Per un altro so per certo che sta uscendo dal periodo più difficile e purtroppo ho saputo invece di un altro che non sta bene. E siamo passati da 6 positivi accertati a 8 e c'è stato anche un incremento purtroppo delle persone che sono in assistenza a casa. Cosa vuol dire? In assistenza cosa vuol dire? Che sono a casa e sono tenute d'occhio, diciamo così, dalla ATS, hanno un'assistenza proprio da ATS. Altra cosa, vi chiedo di portare vicinanza e rispetto per le persone, se capite che non stanno uscendo di casa per questo motivo. L'altra cosa, un'iniziativa lodevolissima di nostri concittadini che si sono dati da fare per organizzare e raccogliere fondi per le necessità che dovessero emergere nei prossimi giorni, proprio per chi fa fatica e ha esigenze che non sono legate a questa emergenza, ma ci sono sempre, che questa emergenza sta acuendo. Quindi davvero con il cuore vi ringrazio per il lavoro che stanno facendo con tanto amore per il nostro paese, questa è la verità, e per la nostra città. L'appello che vi faccio è non pubblicare foto, dati sensibili, non scrivere commenti anche persone che conoscete via chat relativi a persone che secondo voi non stanno bene, eccetera, perché penso che sia irrispettoso. Quindi vi prego, soprattutto non pubblicate sui social le foto delle ambulanze che arrivano a casa della gente, perché è una cosa orribile. Quindi ve lo chiedo con il cuore in mano. Infine aderiamo all'appello di Don Mauro per fare il digiuno oggi.
I runner, ragazzi, se dovete correre, però non fate 10 km in mezzo ai campi, perché come voi ci sono una marea di runner a Besana. Ho scoperto che addirittura vengono da fuori comune perché l'hai fermato i vigili, non è il caso. Quindi state sotto casa, la corsetta ve la fate vicino a casa, ma veramente se potete saltarla, saltatela, ve lo chiedo veramente per favore. Anche il Presidente del Consiglio ha detto che è una settimana decisiva, anzi, il Ministro dell'Interno ha detto che vuole aumentare i controlli perché è una settimana decisiva. Mettetevi una mano sulla coscienza. Tanti di noi hanno il giardino, per fortuna, siamo in Brianza, usatelo anche magari per correre intorno alla casa. Lo so che non è il massimo, ma non è il massimo neanche vivere questa situazione, soprattutto non è il massimo per quelli che non stanno bene o che sono chiusi in casa perché gli hanno detto di stare chiusi in casa. Quindi viviamo questo momento davvero tutti insieme. Riprendo, la può saltare, che a casa fare niente, ma io devo andare al lavoro, devo mangiare, sai come si dice, sacco vuoto, non stempie di certo. Infatti, per chi deve andare al lavoro può uscire per andare al lavoro. Ci mancherebbe, come tanti, come dipendenti comunali, come i volontari che ringrazio tutti i giorni, sono le persone che vanno a lavoro in questo periodo, mentre molti sono a casa, fanno un lavoro che vale doppio, perché lo fanno per se stessi e per la loro famiglia, ma lo fanno anche per tutta la nostra comunità locale e nazionale, perché di certo l'Italia non si può fermare di fronte a questa cosa, perché la vita non si deve fermare, perché noi non ci dobbiamo fermare, perché abbiamo tanti bimbi piccoli a cui dobbiamo lasciare un mondo migliore di quello che abbiamo trovato, nonostante il virus. Anzi, magari approfittiamo da una cosa brutta per tirarne fuori una bella. Oggi purtroppo mi dispiace, non ho moltissimo tempo per rispondervi. I prelievi, provate a chiamare l'ospedale di Carate, sinceramente non lo so. Se avete domande di tipo sanitario, c'è il numero del dottor Romano che è qui, 0362 92 20 08, è qui con me, oggi sta rispondendo a tantissime telefonate, quindi non posso purtroppo oggi dilungarmi. Se avete domande, chiamate i numeri che sono state più volte pubblicati per informazioni generali, domande di tipo sanitario e soprattutto per la consegna farmaci che sta funzionando e per questo ringrazio infinitamente i volontari, la Protezione Civile e l'Ordine di Malta perché tutti e tre insieme stanno facendo qualcosa che veramente ci deve allargare il cuore e i polmoni nonostante il virus, perché ci sta dando un respiro straordinario, sta facendo dimostrando davvero com'è la città che prende cura di se stessa, i volontari che prendono cura dei cittadini che sono più in difficoltà in questo periodo. Quindi vi ringrazio e domani pomeriggio penso di riuscire a vedervi ancora. Vi voglio bene.